E mi sembra di Botta e capire risposta tra consiglieri di che maggioranza e la consigliera di minoranza del comune di Pagani, Anna Rosa Sessa, al monito della stessa nei giorni scorsi sui finanziamenti persi dall'amministrazione comunale per quanto concerne l'edilizia scolastica, non è tardata la risposta della maggioranza paganese. Nel dettaglio delle dichiarazioni rese, si legge nel comunicato della maggioranza, dalla consigliera Sessa, la scuola media Sant'Alfonso ha ricevuto il finanziamento, mentre per le altre scuole risulta idoneo ma non beneficiario di finanziamento. Quindi l'ente ha regolarmente partecipato, prevedendo anche la quota di cofinanziamento. Tuttavia, poiché la griglia dei punteggi prendeva in considerazione anche l'anno di costruzione, la scuola media Sant'Alfonso è stata costruita prima delle altre e pertanto ha avuto un punteggio maggiore, risultando così beneficiaria del finanziamento. Sull'edificio Manzoni è la stessa consigliera, mentre attacca questa amministrazione per aver richiuso la scuola di Via Garibaldi a seguito di opportuni controlli, dichiara poi che ci sono sul territorio strutture inadeguate e precarie anche sotto il profilo strutturale. Che cosa avremmo dovuto fare? Chiudere gli occhi, così come hanno fatto in passato? Si dice inoltre che il Comune di Pagani non abbia presentato dei progetti per il finanziamento dell'edilizia scolastica per l'anno in corso, ma contemporaneamente si omette di dire che per poter presentare le richieste erano indispensabili progetti almeno definitivi. Purtroppo gli uffici comunali non hanno progetti definitivi che interessino gli istituti scolastici. Questo è l'unico motivo per il quale il Comune di Pagani non compare tra i richiedenti per l'anno 2018. Tuttavia, proprio perché nel decennio passato si è creato questo tipo di vuoto, oggi con molto impegno e sacrificio, si legge nel comunicato, i diversi uffici interessati stanno provvedendo contestualmente ai numerosi compiti che quotidianamente svolgono a lavorare a progetti che possano risultare utili a nuove richieste di finanziamento. Non sorprende che il sindaco attribuisca i mancati finanziamenti all'assenza di progetti degli uffici comunali, chiosa la consigliera Anna Rosa Sessa, essendo ormai tristemente noto che la sua assoluta incapacità di governo da sempre viene scaricata su responsabilità che sarebbero di altri o di chi svolge opposizione al solo fine di arginare le razzie della banda di vecchi e nuovi predoni che ha occupato stabilmente la città dal 2014. Nulla di nuovo, insomma, per cui si può solo ricordare al sindaco che l'attuale ufficio tecnico comunale è costituito dagli stessi professionisti che con la loro opera e le loro capacità tecniche progettuali hanno sostenuto e supportato il settennato del sindacato Gambino, caratterizzato dalla realizzazione di opere pubbliche che sono sotto gli occhi di tutti: area pippa, auditorium, strade ampliate o costruite ex novo, sala polifunzionale La Fenice, parcheggi interrati ed in superficie, il parco urbano e il Palazzurro. Questi tecnici hanno potuto fare tanto perché la loro azione quotidiana era sostenuta e supportata da un sindaco e da un'amministrazione il cui unico obiettivo era programmare e realizzare lo sviluppo della città, tutelando gli interessi pubblici, differentemente da ciò che avviene oggi, in quanto il governo della città è retto da un sindaco che persegue solo lo scopo di distribuire incarichi e prebende ai familiari e agli amici e tanto vorrebbe continuare a fare, addirittura pretendendo il silenzio dell'opposizione. Le invettive, le minacce sottintese, le accuse di lavorare contro la città, le ironie, le battute tipiche del maschilismo ignorante e becero, prosegue la Sessa, non fermeranno l'azione politica e istituzionale portata avanti in questi anni di dura e difficile battaglia dall'opposizione.